Sono tutte guarite le 63 persone risultate positive al tampone a seguito dello screening sierologico disposto dalla Regione Campania nel comune di Ariano Irpino. A dichiararlo è il direttore generale dell'ASL, Maria Morgante. La città del Tricolle tira finalmente un sospiro di sollievo, un'attività di prevenzione senza precedenti, la prima in Europa che ha consentito la mappatura completa del contagio, notizia coincisa con la visita istituzionale nella sede del piano sociale A1 del presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, e dell'assessore Lucia Fortini, che hanno inteso manifestare la propria vicinanza agli operatori del terzo settore. Sono qui perché nei mesi scorsi ci sono stati contatti continui, quasi quotidiani, con l'ambito territoriale. La Regione ha approvato, come sapete bene, il piano sociale di circa 1 miliardo di euro. È stata una delle pochissime regioni che ha investito tanto, in particolare per il sociale. Abbiamo anche liquidato tante risorse agli ambiti perché sapevamo che erano il primo presidio. Nel momento di difficoltà è ovvio che il cittadino si rivolga agli assistenti sociali e quindi volevamo dare degli strumenti. E devo dire che gli ambiti hanno lavorato tutti in maniera eccezionale. Beh, è un messaggio di vicinanza nuovamente ai cittadini di Ariano, a tutta questa comunità che ha sofferto, ha pagato un prezzo molto caro con lutti, e però ha dimostrato, come sempre nella storia, di essere una comunità in grado di rimboccarsi le maniche e di guardare avanti.